Maurizio Tassi, è finita appena conclusa la giornata numero 6 di ritorno, siamo ancora a Borgo Sesia e un 2-1 era quasi fatta e allo scadere del tempo il Borgo Sesia fa il pareggio, in 10 tra l'altro. Ci rimane questo amaro in bocca, io dico che un San Colomano veramente comunque strepitoso, aveva interpretato la partita come andava interpretata, sei d'accordo con me? Ma sì, no, dicevo prima che era la prima volta che mi capita da allenatore di subire un gol e l'arbitro fischia la fine della partita, per cui è chiaro che c'è dell'amarezza, però poi è un'amarezza che viene compensata da una prestazione volitiva, una prestazione di coraggio. Abbiamo fatto una gran partita su un campo veramente difficile, pubblico caldo, squadra forte, loro nelle ultime partite qui avevano fatto valanghe di gol contro gli altri avversari e oggi noi, nonostante abbiamo avuto delle assenze, l'ultima di Albertini che in mattinata aveva la febbre, però i ragazzi si sono battuti come leoni, secondo me meritavamo di vincere anche perché abbiamo avuto delle occasioni per chiuderla, delle occasioni importanti, però il calcio è questo, certo prendere gol alla fine c'è il rammarico, però io credo che se siamo questi noi meritiamo di salvarci, lo meritiamo per un semplice motivo, perché comunque rispetto alle altre abbiamo qualcosa in meno, però non abbiamo in meno quella che è la volontà e uno spirito di gruppo che è veramente alto. Questa è una categoria che continuo a ripetere, veramente per noi difficile, ma uscire da Borgo Sesia, le stesse parole dal loro allenatore che dice guarda complimenti perché oggi meritavate veramente i 3 punti, però dobbiamo essere un po' più attenti in alcune situazioni e dobbiamo lottare fino alla fine con questa determinazione qua. Se siamo convinti sempre come abbiamo fatto oggi, sono convinto che San Colombano ce la deve fare, se lo merita perché c'è un gruppo che sta dando veramente tantissimo. Poi è chiaro che abbiamo assaporato i primi 3 punti in trasferta, non sono arrivati, però dobbiamo concentrarci adesso sulle 2 in casa e non commettere l'errore che abbiamo commesso dopo la grande prestazione contro la capolista, che poi invece abbiamo sbagliato partita in casa con gli altri. Per cui cercheremo di essere concentrati mercoledì e di andare a prendere quei 3 punti che per noi sarebbero veramente importanti. Oggi poi il risultato, la Aosta ha perso, abbiamo guadagnato un punticino. Andiamo avanti, vedremo poi alla fine quello che succede. Diciamo che la grinta e il cuore del San Colombano anche oggi si è vista in campo. Mister, in bocca al lupo per mercoledì contro l'Acqui Terme, dove andiamo a fare il recupero, e buon ritorno a casa. Grazie. Grazie. Grazie.